Volevano scendere giù loro, no? Io non li facevo scendere. Mi tiravano delle corde, delle cinghiate. Che il loro intervento sia stato determinante lo documentano queste immagini. L'uno a prendersi insulti, calci, spintoni di un'orda inferocita che voleva a tutti i costi raggiungere gli spogliatoi per punire i colpevoli della condanna alla Lega Pro. L'altro non lo si vede, ma era lì a chiudere il cancello d'accesso. Io ho dovuto chiudere perché ormai gli ultra erano arrivati giù, pure se l'altro collega Marco sopra le prendeva, ma giustamente non ce la poteva fare a tenere tutti quei tifosi che provavano a scendere. Se non fosse stato per loro, gli stewards Marco Marchello e Silvio Parlangeli, da 10 anni al Via del Mare con la società Sport Security, il secondo negli ultimi 5 da responsabile del terreno di gioco, il bilancio del pomeriggio di follia che ha messo a ferro e fuoco lo stadio giallorosso sarebbe stato più pesante. Ma loro, ricevuti dal questore Vincenzo Carella insieme con il segretario generale del Lecce Adolfo Starace, non si sentono degli eroi. In quei momenti sei concentrato sull'obiettivo, che sia placcare gli invasori di campo, come ha fatto in due casi Silvio, o guadagnare tempo in ogni modo e con ogni mezzo, anche a mani nude, per raggranellare secondi utili alla chiusura di quel benedetto cancello. Per la gente sono diventato un eroe, però io ho fatto solo il mio dovere. Sono in tutto 200, alla metà quelli che alternandosi sono di turno al campo e sono abituati a fronteggiare il tifo violento. Ma benché prevedibile, la barbarie scatenatasi domenica a fine partita è andata al di là delle aspettative di tutti. Marco e Silvio in questura sono andati a ricevere le congratulazioni della polizia, sì, ma anche a fornire, ci si augura, ulteriori tasselli per l'individuazione di tutti i responsabili. Non posso dire altro. È l'impressione che la svolta investigativa che tutta la città aspetta sia molto vicina.